Ero lo studente più tranquillo della classe, il più studioso, il più disciplinato. Chi fu allora che alle 10:25 del 12 novembre 1920 mi suggerì di lanciare il primo volume del Georges verso l'angolo sud-est dell'aula? Confuse reminiscenze cercano di spiegarmi che la faccenda fu provocata da Giancarlo, il quale, di stanza nell'angolo sud-est, mi bersagliava da mezz'ora con certe pallette di carta masticata e poi intinta convenientemente nell'inchiostro. Ma io non ci credo. Qui c'entra il destino, lo stesso destino il quale ha voluto che io, stamani, venissi a scuola a piedi e senza lucchetto. Fui pregato dal professore di latino di allontanarmi il più possibile dall'edificio scolastico. Il signor preside fu dello stesso parere e io immediatamente mi uniformai ai suoi desideri. Ricordo, era una placida e luminosa giornata di novembre. Le foglie del parco erano dorate. Tutte le banchine erano vuote, una sola era occupata da una ragazza coi capelli neri. Il destino volle che io mi sedessi proprio nella panchina occupata dalla ragazza coi capelli neri. La ragazza stava leggendo un giornale. Io, prendendo posto a qualche palmo da lei, vidi un Tacito, una sintassi greca. Avevo letto nei romanzi e nelle novelle che il voi è quanto di meglio si possa usare nello scambio di idee fra un uomo e una donna. Usai il voi. Liceo anche voi? La ragazza sollevò gli occhi dal suo giornale. Occhi da commuovere un universitario. Sì, anch'io, spiegò. Prima liceo, sezione B. Sospensione anche voi. Sì, anch'io, matematica, Calamaio. Io latino, vocabolario, dissi. Tacemmo a lungo. Poi io le comunicai arrossendo che mi chiamavo Giovannino. Margherita, rispose la ragazza bruna. 3 giorni di sospensione. 3 giorni anch'io mormorai. Poi tacemmo perché con tutto questo discorso era venuto il mezzogiorno e bisognava andare a casa. Sul cancello del parco ci lasciammo. Buongiorno, buongiorno. La mattina dopo ritornai al parco per guardare l'autunno finché venisse il mezzogiorno. Alle 10 apparve Margherita. E anche il giorno dopo fu così, sempre fu così. Avevamo 30 anni in due. La sera, uscendo dalla scuola, complottavamo rapidamente, domani, dopodomani, e ci facevamo sospendere. Poi ci trovavamo al parco, sui bastioni, e parlavamo di piccole, innocenti cose. Tacevamo molto spesso, seduti l'uno a 1 metro dall'altro, ma io sentivo il cuore pieno di dolcezza e pensavo a Didone e ai grandi amori della storia. Alla fine dell'anno io e Margherita fummo bocciati. Forse l'anno venturo ci metteranno nella stessa sezione, disse Margherita, e io mi sentii felice. L'anno dopo, invece, io passai alla B. E Margherita la sezione A. E di comune accordo fummo bocciati. Quando entrai per il terzo anno nella prima classe liceale, il cuore mi scoppiava per la gioia. Margherita era nella mia stessa sezione. Decidemmo di essere promossi. Non bisognava dare nell'occhio alla gente con l'insistere troppo sulla stessa classe.
Arrivati alla seconda liceo, io e Margherita eravamo ormai diciottenni. Un giorno al parco le giurai solennemente che sarei rimasto tutta la vita al liceo, pur di averla ogni giorno vicino a me. Margherita fu, come al solito, di poche parole. Anch'io, te lo giuro. Fummo bocciati quell'anno, ma entrambi per la seconda volta nella seconda liceo ci accorgemmo che la cosa cominciava a dare qualche sospetto ai maligni. Bisognava dividersi per un po', almeno per l'occhio del mondo. Uno dei due doveva essere promosso. Mi offersi coraggiosamente. No, rispose Margherita. L'amore deve essere sacrificio, specialmente per la donna. Passerò io. Io rimasi per la terza volta in seconda e Margherita passò alla terza. Poi fu l'anno dopo, Margherita si fece bocciare e io passai in terza. Ci facevamo bocciare tutte e due e ci facevamo bocciare anche l'anno dopo. Vedesse pure il mondo. L'importante era rimanere insieme, vedersi ogni giorno, farci sospendere ogni settimana, andare al parco a guardare la primavera, l'autunno, l'inverno. Pensavamo alle vacanze con terrore e ora tutto doveva finire. Il signor Luigi si era ficcato in mente che io avevo il dovere di prendere la licenza. Da un anno mi incatenava la bicicletta perché io non mancassi a nessuna lezione. Come fare per dire tutto questo a Margherita? Nel pomeriggio ci siamo trovati al parco, ci siamo seduti sulla panchina, Margherita ha tratto la borsetta, la scatola con gli aghi, il ditaglio, le forbicine, il filo. Quante volte in questi 8 mesi di catena Margherita mi ha rifatto pazientemente l'arco della cintura e tanto bene che il signor Luigi non se ne è mai accorto di niente. Margherita ha infilato l'ago. No, le ho detto, non occorre, fortunatamente mi hanno rubato la bicicletta. Però oggi ti devo parlare per forza, Margherita. Ha riposto con cura ogni cosa nella borsetta. Margherita, ho balbettato, solo oggi trovo il coraggio di dirti quanto mi strezza il cuore da 8 mesi. Quest'anno devo essere promosso, mio padre lo esige, egli mi incatena ogni mattina la bicicletta perché io venga regolarmente a scuola e tu lo sai quante volte ho rotto l'arma per venire con te. Margherita cerca di comprendermi, Margherita mi ha guardato con i suoi grandi occhi profondi. Ami forse un'altra donna? Mi ha chiesto conferma, con voce ferma, calma, serena. No, Margherita. Ti credo, ha detto Margherita, sapevo che una cosa tanto bella non poteva durare eternamente. È la vita, Giovannina, mi farò promuovere anch'io. Andrai all'università? No, lavorerò. Il signor Luigi a questo riguardo mi ha detto delle severe parole. Egli asserisce che se finito il liceo vorrò mangiare con una certa regolarità, dovrò lavorare. E mi è sembrato in buona fede. Margherita ha approvato con il capo. Mio padre invece asserisce che io, finito il liceo, dovrò pensare a un marito. Mi ha spiegato. Mi sono sentito mancare il cuore. E tu che farai? Gli ho chiesto impallidendo. Penserò a un marito. Non c'è niente di male a pensare a un marito. Ho pensato per 10 anni che la vita di una donna consistesse nel liceo. Ora penserò che la vita di una donna consiste nel matrimonio con te, aggiunto vedendo che mi ero seduto improvvisamente sulla panchina, la guardavo in modo singolare. Ma io ho balbettato fra la gioia e il terrore. Non ti preoccupare, mi ha rassicurato Margherita, ripeteremo l'anno 5, 10, 25 volte.